Dopo il successo dello scorso anno a Pizzo, quest'anno il festival si tiene qui a Soveria Mannelli, nel cuore della vecchia Calabria, sede storica della casa editrice Rubbettino. Come si evince dal programma, la kermesse culturale presenta eventi di diverso genere, con location uniche e molto particolari. Oggi daremo il via al festival con il primo incontro qui all'Officina della Cultura e della Creatività. Incontro dal titolo Le parole in fondo al pozzo, lingue rare e preziose di Calabria. Nel dibattito dialogheranno Francesco Altimari, professore ordinario di lingua e letteratura albanese all'UNICAL, nonché presidente della Fondazione Solano, che promuove la lingua e la cultura albanese in Italia, contribuendo agli scambi culturali tra le comunità albanesi storiche di area italiana e di area balcanica. Avremo poi Tito Squillaci, medico pediatra, custode del patrimonio culturale della Calabria greca, volontario in Malawi, Uganda, Albania e Sierra Leone, e Hans-Peter Kunert, linguista, glottologo e lettore di tedesco all'Università della Calabria, autore di numerosi dizionari e saggi sulla lingua occitana. Solo per un breve saluto e un'introduzione, lasciamo la parola per un attimo all'editore Florindo Rubbettino e al sindaco di Soveria Mannelli, il dottor Leonardo Siriani. Prego, buon festival. Grazie a tutti, buongiorno, benvenuti a questa seconda edizione di Sciabaca. Sono particolarmente orgoglioso di questa presenza di soprattutto di giovani stamattina e sono particolarmente orgoglioso che questa seconda edizione di Sciabaca si tenga qui a Soveria, che ovviamente è la nostra città ed è un maggiore motivo di orgoglio. Come vi è stato rapidamente illustrato, Sciabaca è un festival che avrà all'interno del suo programma numerosissimi eventi di diversa natura, culturali, artistici, storici, letterari, musicali. Ed è Sciabaca il nome che abbiamo preso da questo termine dialettale che indica le reti da pesca. Le reti, come sapete, oggi sono spesso evocate per raccontare l'innovazione, per raccontare i collegamenti, per raccontare le connessioni, quindi lo sguardo verso il futuro, però le reti sono anche uno sguardo verso quella che è la nostra storia, verso quelli che sono stati i legami, le tradizioni, le culture, le interconnessioni. È un invito soprattutto ai ragazzi a usare questa rete per attingere il più possibile dagli stimoli che vi saranno dati durante questi 3 giorni. Il mio è solo un saluto e naturalmente un doveroso ringraziamento. I ringraziamenti prima di tutto vanno al sindaco di Soveria Mannelli, al comune di Soveria Mannelli che ci ospita e ci ha dato una mano enorme anche nella organizzazione logistica di questo evento. Sapete, Soveria Mannelli è una città che da sempre destina un'attenzione particolare alla cultura e al valore che la cultura può dare, quindi un grande ringraziamento al sindaco e al comune di Soveria Mannelli. Un altro grande ringraziamento va all'Istituto Istruzione Superiore Costanzo, che da sempre ci è vicino nelle nostre iniziative sia culturali sia di altro tipo. Quello di oggi, questa collaborazione non è una collaborazione estemporanea, è una collaborazione che viene da lontano, da una lunghissima tradizione di connessioni tra scuola e impresa, che vale ovviamente non solo per l'impresa Rubbettino ma per tante altre imprese del territorio. Quindi grazie al preside Antonio Carigiuri, che fra un po' ci raggiungerà, grazie alle docenti che sono qui presenti numerose e grazie soprattutto ai ragazzi che sono poi la parte principale, il motore della scuola, il vero e proprio motore della scuola. Un altro ringraziamento devo farlo ai numerosi partner che sono in cammino con noi nel festival. Non li elenco tutti perché sono davvero tanti, me li trovate elencati nella nostra comunicazione. Un ringraziamento grandissimo ai volontari del festival, che sono tutti questi giovani che vedete con la maglietta Sciabaca e che hanno deciso di partecipare volontariamente a questo evento, dandoci una mano e come si fa un po' in tutti festival, provando a essere parte attiva. Cercheremo di dare loro un'opportunità di crescita e cercheremo il modo di renderli protagonisti attivi più che passivi di questa manifestazione. Quindi grazie a tutti i volontari, grazie a tutti i miei collaboratori che in questo periodo hanno aggiunto al normale lavoro di routine un grande lavoro di organizzazione per questo festival. Io ringrazio poi i 3 relatori di questa mattina. Il tema che abbiamo scelto è un tema, come
come è stato detto, dal nostro punto di vista molto interessante, perché le minoranze linguistiche sono uno di quei giacimenti culturali, storici, ma anche di valore che in Calabria abbiamo, ne abbiamo ben tre, e sono appunto una risorsa a cui guardare, non solo storica, culturale, ma anche una prospettiva importante di futuro per la nostra regione. Grazie a tutti e tre. Io a questo punto cedo la parola al sindaco di Soria Mannelli per il suo saluto. Grazie. Buongiorno a tutti, ho veramente il piacere e l'onore questa mattina di tagliare il nastro insieme a voi di queste importanti tre giorni che si svolgerà nella nostra città. Il titolo di città a Soria, come sapete, è stato attribuito dal Presidente della Repubblica con decreto del 19 gennaio 2008. Soria Mannelli è stata al centro di importanti avvenimenti storici come la spedizione dei Mille, ed è geograficamente al centro della Calabria, come tutti i piccoli centri, però sta subendo il decremento demografico tipico delle aree interne, passando dai 5.000 abitanti del 1930 ai 3.100 circa di oggi. È meta di importanti appuntamenti culturali, come essere a Soveria, diretta dall'amministrazione comunale, l'Università d'Estate, diretta dal professore Caligiuri, attuale vice sindaco della città, e da oggi anche di Sciabaca Festival, organizzata e diretta dal professore Florindo Robettino. Do il benvenuto e il saluto della città agli ospiti del tavolo della Presidenza, Francesco Altimari, a Tito Squillaci, ad Hans Peter Kunert, che sono stati già presentati. Do il benvenuto e il saluto della città a tutte le autorità presenti, a tutti voi cari ragazzi e ragazze che siete intervenuti, e vi auguro di trascorrere un ottimo weekend all'insegna della conoscenza, della buona musica e, perché no, anche della buona tavola. Io credo che sarà davvero un percorso straordinario, Sciabaca Festival, viaggi e culture mediterranee, giunto alla sua seconda edizione, che il professor Florindo Robettino ha voluto dedicare quest'anno alla nostra città, alla città che ha visto nascere e fiorire la casa editrice Robettino. Sono veramente lusingato dell'iniziativa e voglio ringraziare pubblicamente Florindo e la sua famiglia per questa grande opportunità, per questa grande vetrina che si dipanerà tra storia, arte, cultura, gastronomia e sentimenti profondi di appartenenza verso questa nostra terra e verso questo nostro mare, un tempo al centro del mondo e che ancora oggi sono ricchi di importanti risorse, capaci senza dubbio di riprenderne e proiettarne lo sviluppo, se solo avremo la capacità di sfruttarle nella direzione giusta. E la Robettino Editore, che negli anni è diventata una delle case editrici più importanti del Meridione, potrebbe rappresentare un piccolo tassello in questa direzione, perché ha dimostrato di avere le carte in regola per partecipare a uno sviluppo possibile attraverso la ricerca, attraverso la ricostruzione seria e paziente della millenaria nostra storia e la pubblicazione di centinaia di volumi che raccontano di esperienza, di tradizioni, di cultura, di scienza e soprattutto dei tesori della nostra terra. E quindi, non volendo togliere altro tempo, cedo la parola, nonno, senza aver ringraziato Florindo Robettino, che ricopre anche con grande impegno il ruolo di consigliere comunale della nostra città, e assisteremo a Sciabaca Festival, viaggi e culture mediterranee, e insieme a voi, e vi ringrazio per questa bella maratona che faremo insieme e che senz'altro ci riserverà tante belle sorprese. Grazie Florindo, grazie a tutti voi.